Buonasera a tutti, il video quotidiano per tenerci in contatto e per avere le informazioni sui provvedimenti che stiamo mettendo in piedi durante il periodo dell'emergenza. Alla luce del trend altalenante sul numero dei contagiati e degli ammalati, credo che non sia il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi. Non bisogna essere eccessivamente ottimisti, certo, neppure cadere nella depressione, però credo che sia indispensabile, visto anche che siamo nella fase del picco, di continuare a mantenere con diligenza, con scrupolo, con ragionevolezza le misure di contenimento, le distanze sociali, le norme di prevenzione. Insomma, non diamo alibi al virus per contagiare altre persone. Cerchiamo di, attraverso il nostro comportamento, di bloccarlo il più possibile. Da questo punto di vista sono arrivate tante richieste per sapere se il decreto ministeriale di ieri, quello che autorizza le cosiddette passeggiate fino a 200 metri dalla propria abitazione e la passeggiata con i bambini, valga anche a Pordenone. Qui da noi vale ancora l'ordinanza regionale che è più restrittiva, quindi la risposta è no. È anche vero però che l'ordinanza sta per scadere, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, dovrebbero arrivare delle indicazioni che a quanto pare saranno quelle di allinearsi più o meno a quello del Ministero, ma non lo sappiamo ancora, non lo possiamo dire. Quindi teniamo ancora botta, cerchiamo di rispettare scrupolosamente le norme di prevenzione. Ci sono delle buone notizie, è arrivato in un momento sfortunato e che quindi non ci permetteranno di cogliere la palla al balzo, ma insomma, le sfrutteremo appena possibile, cercando di farle fruttare al meglio. La prima è che abbiamo ricevuto dallo Stato 4 milioni e 300 mila euro per la mobilità sostenibile. Sono soldi che sono stati attribuiti a dei comuni che hanno problemi come il nostro di sforamento sulle polveri sottili e che hanno bisogno anche di cambiare il parco mezzi del trasporto pubblico locale per quanto riguarda però l'ambito urbano, quindi il trasporto in città. 4 milioni e 300 mila euro ci permetteranno di fare una progettazione da qui ai prossimi 4 anni, perché così prevede il decreto, per una svolta green nel trasporto pubblico e quindi di avere autobus più efficienti, nuovi che vanno magari o elettrici o a metano. Noi prediligiamo la scelta elettrica con delle stazioni di ricarica. Insomma, consentirà a Pordenone di cambiare volto anche da questo punto di vista. Peccato, ripeto, che la notizia sia arrivata in questo momento. Così come abbiamo vinto un bando regionale per i cosiddetti parchi tematici. Abbiamo ricevuto, riceveremo 900.000 euro che con la nostra compartecipazione ci permetteranno di acquisire un'area bellissima, forse l'area più suggestiva dal punto di vista naturalistico, storico, architettonico, della nostra città. Parlo dell'area Tomadini, cioè quella dietro il Duomo che oggi non si può vedere, ma quando uno passa lungo la Riviera Asca, sul lato sinistro vede questo bosco all'interno del quale ci sono anche delle rogge, una villa, un luogo magnifico. L'idea nostra l'abbiamo vinto perché vogliamo creare un parco tematico legato alla formazione e all'informazione sulle tecnologie green, sull'economia circolare, sui sistemi per poter usare energie rinnovabili, sulla scorta di quanto è stato fatto anche in altre città d'Italia. Dato, ripeto, che il momento non è di migliori, non sappiamo quali saranno le disponibilità di altri enti a cui poter chiedere soldi, finanziamenti, penso all'Europa, alla Regione. Nel frattempo ci accontenteremo di aprirlo al pubblico. Dovremo aspettare che passi l'emergenza, ma faremo fare sicuramente dei sopralluoghi per consentire quantomeno, se non di sistemare subito la villa, di poter godere di questo luogo meraviglioso che verrà restituito alla città. Era privato e noi lo compreremo grazie a questo trasferimento. Siamo in procinto di emanare il regolamento, i moduli per fare la richiesta di buoni spesa. Li abbiamo studiati insieme ai servizi sociali, insieme all'assessore Grizzo, alla dirigente Risetto, per fare in modo che i beneficiari possano ricevere una cifra congrua per fare una spesa mensile. Da lunedì sarà sicuramente disponibile sul sito internet del Comune sia il regolamento sia il modulo per farne richiesta. Quindi se ne avete bisogno o se conoscete qualcuno che può averne bisogno, vi prego di diffondere anche la voce. Dalla settimana prossima sarà operativo anche uno sportello con degli psicologi che daranno assistenza a quanti in questo momento, a causa di una costrizione obbligata a casa, magari non possono uscire o che magari hanno situazioni familiari pesanti e non possono appunto andare fuori casa, hanno bisogno di un aiuto qualificato, di un aiuto significativo. Una parola di conforto, un suggerimento, una pacca morale sulla spalla, insomma, qualcosa che consente di andare avanti in giornate che sono profondamente segnate da depressione, da scoramento. Ecco, è un servizio che mettiamo a disposizione gratuitamente, vi metteremo nei prossimi giorni il numero di telefono da chiamare e a cui risponderà uno di questi professionisti. Tra l'altro, un dato bello è che due psicologi sono due consiglieri comunali di fazioni opposte, uno della maggioranza e dell'opposizione, parlo
di Daniele Toneguzzi 5 Stelle e di Daniele Acquatone, che ringrazio. Quindi la disgrazia del coronavirus fa però anche mettere da parte le appartenenze politiche per dare un servizio alla nostra comunità. Così come la prossima settimana prenderanno servizio 5 volontari della Protezione Civile qui in municipio che chiameranno telefonicamente i 3.500 anziani che abbiamo nel nostro database, che hanno più di 70 anni, per sapere come stanno e se hanno bisogno di qualcosa. Ci pare un servizio importante e utile per le figure più fragili e sole della nostra città. Infine, insieme al Sole Tropeano, al Servizio Cultura, che ringrazio, metteremo online nei prossimi giorni Pordenone Experience, cioè quella mostra interattiva che era disponibile in Galleria Bertoia fino a qualche settimana fa, un modo straordinario per poter viaggiare in maniera interattiva nei luoghi del Pordenone per conoscere ulteriormente quel gigante che è stato Giovanni Antonio De Sacchis, che abbiamo celebrato con la grande mostra che si è chiusa il mese scorso. Quindi continuiamo a tenere botta, ci sono notizie belle, notizie brutte, noi continuiamo a lavorare, siamo vicini a voi. Sappiamo tutti che per uscire da questa brutta avventura non si può lavorare da soli, non si può agire da soli, ma dobbiamo tutti remare nella stessa direzione. In bocca al lupo.